e contrari, continuo a riaffermare, specialmente nella convenzione, dove e terremo forte e ce lo appenderemo nella nostra stanza del gruppo, che la Società della Salute dovrà riferire al Consiglio Comunale. Per fortuna abbiamo un organismo democratico, è dell'ASL, e che ci viene incontro sulla capacità di renderci consapevoli del suo operato. Stessa cosa non possiamo dire di questa maggioranza, che si rifiuta in tutte le maniere di dare la possibilità alle opposizioni. Io spero se la diano all'interno loro, perché a questo punto mi viene anche dei dubbi che a volte, quando si parla di democrazia, che questa democrazia sia una democrazia a senso unico, che può a che vedere con la condivisibilità degli argomenti nei confronti degli altri. Poi continueremo non solo a vigilare, che è il nostro dovere e il nostro impegno, ma continueremo a cercare di fare e di essere strumento di sensibilizzazione nei confronti di una sinistra che tende a dire certe cose e poi nella realtà la sinistra comanda, la sinistra governa, che tende a dimostrarsi sempre comunque democratica, poi all'atto pratico, quando si tratta di allargare la democrazia, ha sempre paura e ha sempre il braccino corto, come si dice a Empoli. Anche in questo caso qui non vi siete smentiti, siamo ancora un'altra volta a deliberare cose preconfezionate, come saremo a deliberare preconfezionati il prossimo anno, quando ci ripresenterete, fatto dalla Giunta e non condiviso dal Consiglio Comunale, tutto quello che riguarderà la Società della Salute, perché tutti gli anni noi ci ritroveremo qui a alzare la mano e dire sì, no, rispetto a cose preconfezionate, senza aver avuto la possibilità di discuterne né prima né durante l'esercizio né tantomeno dopo, quando c'è necessità di ratificare nuovamente un accordo. Non credo che sia questa la strada giusta della democrazia. Se tutte le accuse che voi fate al governo di centrodestra di mancanza di democrazia si potessero misurare con il metodo di oggi, probabilmente tante persone che fanno accuse al centrodestra oggi dovrebbero stare zitte e riguardare tutto il proprio percorso politico della loro vita. Grazie. Ci sono altri? Barnini. Sì, alla fine di questa discussione ognuno ha espresso il proprio rammarico, quindi lo esprimo anch'io il rammarico. Mi rammarico del fatto che forse potevamo sfruttare questa occasione per discutere di quelli che sono gli obiettivi e le finalità della Società della Salute per quello che riguarda la salute dei nostri cittadini. Abbiamo discusso di altro, va bene, questa è la sede in cui si sceglie cosa discutere, però mi rammarico, visto che siamo all'elenco dei rammari. E detto questo, il nostro sarà un voto favorevole. Ci tengo anche a dire che onestamente tutte le volte in cui si fa ironia sul fatto che la maggioranza alzi la mano per disciplina di partito, mi viene da pensare che forse c'è davvero anche poco rispetto di quanto in realtà, prima di arrivare in questa stanza, si lavori, ci si prepari, si approfondisca, si cerchi anche di capire quali sono i limiti del nostro fare. Quindi tutto è tranne che noncuranza o disciplina di partito. È evidente che poi, quando si intrecciano discussioni che comportano anche varietà di posizioni, si fa riferimento a un pacchetto unitario di convincimenti e di valori. Colgo l'occasione quindi per dire due cose. La prima, capisco l'esigenza in questo caso del PDL di dire che noi con questo voto vogliamo rifiutare gli strumenti di controllo, però mi sembra che finisca nel momento in cui si fa l'elenco di tutti gli strumenti che esistono per controllare, a partire dalle commissioni di questo Consiglio, a partire dalle presidenze che non sono tutte della maggioranza di questo Consiglio, a partire dal Consiglio stesso, eccetera, eccetera. E quindi anche qui, come dire, l'esigenza politica di mettere in evidenza questo aspetto
la comprendo ma ovviamente non la condivido. Dall'altra parte capisco altrettanto, senza condividere, l'esigenza politica di coloro che si collocano da un punto di vista semantico alla sinistra del Partito Democratico, di poter affermare che questa maggioranza sia meno di sinistra di quella che ha governato Empoli negli scorsi 5 anni. Anche qui capisco ma non condivido, e aggiungo come ultima riflessione al nostro dibattito che quando si dice frenare le ulteriori esternalizzazioni, intanto bisognerebbe poter capire nel merito della discussione che stiamo facendo, non in senso generale sulle esternalizzazioni, quali sono gli elementi di esternalizzazione. Seconda cosa, che cosa comporterebbe e come si traduce nel concreto l'assunzione a questo punto da parte della società della salute, visto che si parla della società della salute, di tutti coloro che svolgono questo tipo di servizi. Questo lo dico al consigliere Bini con grande affetto e simpatia, non perché ritenga che sia poco importante discutere delle qualità del lavoro con cui poi gli operatori fanno effettivamente il servizio, perché da quella qualità passa anche buona parte della qualità di servizio che si riceve, quindi non è una pregiudiziale da questo punto di vista. Ritengo però che in questa specifica occasione si sarebbe potuto condividere insieme non solo lo strumento ma anche le finalità che ci diamo con questo strumento. Se poi invece se ne è voluta fare, e ribadisco, condivido le motivazioni politiche, un'occasione per discutere in senso generale ed assoluto della questione delle esternalizzazioni, mi dispiace ma non mi pare che questo fosse l'argomento sostanziale della nostra discussione. Chiudo anche dicendo che se altrove si sono fatte riflessioni diverse, penso al Comune di Borgo San Lorenzo come voi avete citato, non so quale sia stata la riflessione che ha portato quel Consiglio Comunale ad approvare questo ordine del giorno. Però ecco, mi pare anche di poter dire che il livello di elaborazione delle politiche d'area che abbiamo qui da noi sia scarsamente paragonabile a quello del Mugello, in particolar modo del Comune di Borgo San Lorenzo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che evidentemente il nostro Consiglio Comunale, quando discute di questi argomenti, lo fa non solo in quanto Consiglio Comunale di Empoli, ma anche come un pezzo sostanziale di rappresentanza di un territorio più vasto. Cosa che non avviene in tutti gli altri territori della nostra regione. Quindi noi voteremo a favore di questa delibera e colgo l'occasione per dire, forse sarebbe utile per tutti anche organizzare momenti, lo avevo già detto in occasione dell'Agenzia per lo Sviluppo, perché tutte le volte si entra nella discussione degli strumenti d'area ci si perde, occasioni di approfondimento e discussione un po' più cogenti su questi temi, in maniera tale che poi ognuno possa continuare a dire sono d'accordo o non sono d'accordo, però discutendo dell'oggetto. Grazie. Altri consiglieri? Petrillo, prego. Allora, finalmente abbiamo capito come mai questo ordine del giorno, che riguardava soprattutto l'aspetto delle figure professionali, non sia stato accolto dalla maggioranza, perché ci spiegava prima il capogruppo Barnini che in quella realtà che abbiamo citato anche nell'ordine del giorno, probabilmente, io non lo so ma mi fido di quello che tu dici, il servizio è peggiore del nostro, e quindi siccome lì i lavoratori sono più tutelati, il servizio è peggiore perché i lavoratori lì hanno più tutele. E io l'ho capitato sì. L'ho capitato sì, e poi tu me lo rispiegherai dopo anche pubblicamente. Dicevo, persi il filo. È rimasta in Mugello. Noi abbiamo presentato questo emendamento, a parte
consentitemi la battuta, sì, noi pensiamo effettivamente che questa maggioranza e questa amministrazione e questa legislatura sia sicuramente meno di sinistra rispetto alla quella della scorsa legislatura, sia per una questione semantica ma anche per una questione sostanziale, di questo ne siamo straconvinti. E ne è la testimonianza anche il fatto che un ordine del giorno che prevedeva le stesse identiche cose, diceva prima Gabriele, che a noi stanno a cuore probabilmente per sensibilità politica, credo, mi arrogo il diritto di dire, stanno a cuore un po' più che a voi, che le stesse cose presentate.